come mandello. Per darvi un'idea, immaginatela a livello suolo, questo bolide che sfreccia così, è una velocità necessaria per non cadere a terra. Ed è in questo contesto estremo di velocità e di assenza di peso e di ossigeno, fuori a quell'altezza l'atmosfera è assolutamente assente, siete quasi nel vuoto assoluto, che Sandra ha lavorato per 133 giorni, come prima ha ricordato Loris, insieme a Mike Fink, che tutti ricordiamo bene. Per prepararsi a questa avventura, Sandra ha partecipato a due cose molto interessanti. Primo, a un corso di sopravvivenza con due colleghi uomini, è stata catapultata nella steppa russa e ha dovuto sopravvivere per alcuni giorni, solo con alcune cose che le erano state date in dotazione. Non è tanto l'idea di creare una superdonna, ma quella di mettervi nelle condizioni psicologiche di abbandonare una serie di istinti di autoconservazione che abbiamo, abbandonare la nostra privacy, abbandonare il nostro cubo, lo spazio di cui tutti ci sentiamo in necessità. Se salite in un ascensore vi accorgete che vi disponete come i puntini sulla faccia del dado, non salirete mai tutti insieme, si occuperanno gli angoli e l'ultimo sfortunato finirà in mezzo. Questo è un altro concetto che è un lusso nello spazio, perché siete davvero compressi. Quindi questi training hanno l'idea di smontare la psiche e rimontarla più robusta. Altra grossa prova è stata la spedizione Nimo 11. NASA prende ogni tanto un gruppo di 3-4 astronauti e scienziati, che non sono per forza astronauti, e li spedisce in una base vicino alle Key Island, che sono proprio all'estremità meridionale della Florida, quasi su Cuba, e a una profondità di alcune decine di metri, per una quindicina di giorni, simulano nel contesto sottomarino lo stesso stile di vita che avranno nello spazio. E sta partendo ora Nimo 16, se non ricordo male, tra l'altro, per dirci, a bordo astronauti, ma anche scienziati come Steve Squires, per gli appassionati, è il progettista dei robot che stanno ancora oggi camminando su Marte, quindi uno scienziato di grande valore. Sandra, per raggiungere la stazione spaziale, ha usato lo Space Shuttle, a salire con la missione STS-119 e a scendere con la missione STS-126, quindi accumulando altre due esperienze di volo. E poi, sicuramente per le sue caratteristiche, è stata scelta per un volo quasi simbolico, l'ultimissimo volo dello shuttle. Lo scorso luglio 2011, con la missione STS-135, Samantha ha fatto parte di un equipaggio di soli 4 astronauti, per ragioni di sicurezza, che hanno raggiunto la stazione spaziale e hanno, come dire, chiuso l'epopea dello shuttle, nella quale io sono nato. Non ho mai conosciuto le spedizioni Apollo, sono del 76, quindi i primi voli di prova dello shuttle avvenivano proprio in quegli anni. E quindi è stato, come dire, un compagno di sogni e di speranze per tutta la mia vita fino all'anno scorso. Ed è stato un piacere avere l'occasione di raccontare che cosa sta nascendo dopo lo shuttle negli scorsi giorni al planetario. Quindi credo sia davvero una figura esemplare, Sandra, per illustrare il diritto alla scelta della donna, nel senso di cosa fare della tua vita, scegliere un sogno, perseguirlo, essere costante, dare il messaggio che ci sono tanti modelli di donna possibili e che sono molto molto distanti anche da quelli che vengono propagati sui media o che vediamo spesso in alcuni noti scandali politici. La donna è un essere completo e addirittura molte volte superiore all'uomo in tante cose. Io sono convinto che esempi come Sandra siano fondamentali per i ragazzi dalle scuole medie o secondarie di primo grado, come si chiamano oggi, in su. Quindi non voglio aggiungere altro, spero di avervi dato alcuni spunti, alcuni accenni biografici e lascio la parola poi a Gian Pietro per tutte le altre cose che abbiamo preparato per voi e vi ringrazio di avermi dato questa opportunità anche stasera. Grazie Marco, illuminante e profondo come sempre. Ricordiamo che Astronautico è una vocazione speciale per i giovani, è rivolto a tutti, ma sui giovani si rivolge il massimo della speranza. E giovani vuol dire soprattutto scuola, formazione. Il nostro rapporto con la scuola è molto articolato, al di là di questa convention, ma è chiaro che per quanto riguarda l'astronautica ha un pilastro assoluto, piuttosto raro nella nostra regione, che è il progetto in diretta con la stazione spaziale. Il responsabile di questo progetto è Gian Pietro e questo progetto sta vivendo proprio in questi giorni un appuntamento molto importante. Abbiamo una notizia molto fresca, oltre che una grande speranza per il prossimo futuro. E quindi lascio la parola a Gian Pietro perché ce lo spieghi. Grazie Loris, buonasera a tutti anche da parte mia. Mi lasciate questo ingrato compito. Non avevo realizzato quando abbiamo preparato la scaletta che dopo che Marco ha messo a tutti l'acquolina in bocca presentando Sandra, mi tocca continuare il sermone con qualche slide noiosa, ma prometto che sarò breve.
Pensandoci in questi giorni, effettivamente ho realizzato che sono passati 3 anni dalla prima volta che abbiamo tentato uno di questa esperienza, Mandello dell'Ario e Mike Finn, che è stato proprio diciamo la chiusura ideale del progetto partito a inizio 2009, anzi in realtà ancora nel 2008 con la scuola di Mandello dell'Ario. Ho voluto fare una piccola raccolta di tutto quello che in questi anni abbiamo fatto, ne ho parlato ogni anno in queste due precedenti occasioni che abbiamo avuto, ma mi piace un po' così chiudere il cerchio, che in realtà non è per niente chiuso, ma spero continuerà ancora per tanti anni, se poi i miei compagni e tutti gli altri che ci aiutano avranno voglia di continuare. Cominciato, ripeto, nel 2009, vai pure avanti di una slide, vai, ok, quindi 2009, Mandello dell'Ario, la scuola media. Poi nel 2010, seconda esperienza con il liceo Leopardi qua di Lecco, che sono presenti qua in sala, li vedo seduti in prima fila e avranno poi occasione più tardi di essere con noi e vi spiegheremo perché. Nel 2011 poi è cominciata l'esperienza legata alla missione di Paolo Nespoli a bordo della stazione spaziale con Villa Santa, la scuola media, c'è l'amico Luca Montagno, che ringrazio di essere qui chiaramente. Continuata poi sempre con Paolo Nespoli in un istituto a Milano, un istituto superiore di Milano. Di nuovo, sempre nello stesso anno, durante la missione di Paolo Nespoli con la scuola media di Orgiono, particolarmente importante per noi perché diciamo che anche questa è stata chiusura di un progetto cominciato e richiesto dalla Fondazione Renzo Conti, c'è il presidente, il dottor Luigi Crippa, qua che ringrazio di essere intervenuto e che ci ha dato la possibilità di poter contattare Paolo a bordo della stazione, anche in qualche modo dandoci le risorse per, tutto dirlo, ma è necessario anche quello per questo tipo di attività. Nel 2011 poi di nuovo con la scuola media di Verano Brianza, paese natale di Paolo Nespoli, espressamente voluto dalla famiglia di Paolo proprio per dare la possibilità a Paolo di contattare gli studenti che stavano frequentando la sua stessa scuola, la quale un po' di anni prima lui stesso era stato. E poi quest'anno, vedete, 2012, Calorzio Corte, in realtà è arrivata un po' improvvisata la notizia, poi vi darò qualche dettaglio in più, ma sarà fra qualche giorno, e abbiamo sfiorato per un pelo la possibilità di avere Sandra presente a scuola il giorno del contatto. E poi chiaramente continuerà, c'è l'idea per i prossimi anni di andare avanti. Vi ho scritto Erba perché la sezione ARI dei radioamatori della quale faccio parte e che ci aiuta a coordinare questo progetto è la sezione di Erba. Non abbiamo mai organizzato, come vedete dall'inizio, un contatto nel paese da cui proveniamo e quindi penso che il prossimo anno sarà doveroso anche rendere tributo alla città di Erba che ci ospita e che ci supporta. Avanti. Quindi, rapida carrellata, giusto per ricordarvi, Mike Fink, 27 marzo del 2009, vai pure a scorrere abbastanza rapido. Qualche immagine, tanto per così farvi immergere nell'atmosfera di che cosa significa realizzare un contatto radio. Vuol dire preparare le attrezzature, preparare le antenne, preparare gli apparati radio necessari, coordinare il contatto, che vuol dire sapere esattamente qual è l'istante in cui la stazione spaziale sarà sopra di voi, e tutta una serie ovviamente di dettagli tecnici che sono da considerare nel momento del contatto. Mandello è stato anche un piccolo fiore all'occhiello per noi perché è stata la prima esperienza al mondo in cui si è tentato un contatto di tipo misto, quindi la stazione spaziale passava sopra di noi ma in realtà per parte della sua orbita rimaneva oscurata dietro le montagne. Se sapete dove è Mandello dell'Ario, è proprio chiuso fra le montagne attorno al lago e quindi abbiamo ricevuto l'aiuto di una stazione remota che nel caso di Mandello era a Gallarate, in provincia di Varese, e abbiamo poi a chiusura del contatto, che chiaramente è andato molto bene, ricevuto i complimenti dell'associazione ARIS che coordina i contatti in tutto il mondo, proprio perché era stata la prima occasione di sperimentare questo tipo di attività nel mondo. Poi con noi c'è anche Claudio Ariotti della stazione ARIS di Casale Monferrato, che negli anni successivi è diventata la prima e unica stazione ufficiale ARIS per i contatti di Telebridge e ha potuto sperimentare questo tipo di attività mista numerose volte con la missione di Paolo, quindi poi è entrato nella consuetudine, ma
lo abbiamo tentato per la prima volta noi. Poi chiaramente ospite di Astronauticon 4, ve ne ha già parlato Loris. 2010, 24 novembre 2010, il giorno prima che lasciasse la stazione spaziale per tornare a casa, dall'Istituto Leopardi di Lecco, da Willock, che forse gran parte di voi lo sanno, sarebbe dovuto essere l'ospite della convention di nuovo a chiudere il cerchio del contatto, ma per problemi non è potuto essere con noi. Di nuovo qualche immagine un po' simpatica della preparazione al contatto, e poi anche qui tutto è andato benissimo, soprattutto grazie all'aiuto di Claudio, che in questo caso è intervenuto e ci ha consentito di nuovo di realizzare un contatto di tipo misto con la stazione. Poi 2011, missione Magistra, quindi Paolo Nespoli, gran lavoro, perché praticamente per tutta la durata della missione, non solo noi ma anche tutte le persone coinvolte in Italia, e Claudio lo sa molto bene perché ha presidiato praticamente tutti i contatti tenuti con le scuole di Paolo, prima fra tutte Villa Santa, quindi progetto Spazio allo Spazio, vedo Luca Montani, non vedo bene dov'è, però eccolo là, con il quale abbiamo aperto la danza dei contatti con Paolo, 10 febbraio, poi 17 febbraio con una settimana di distanza, quindi si è corso dall'Istituto Varalli di Milano. Poi Oggiono, 8 marzo, e qui ci vedete di nuovo impegnati nella preparazione delle antenne. Anche qui, di nuovo, quando vedete quella sigla K1SLD è l'identificativo di Claudio Ariotti di Casale Monferrato, quindi di nuovo col suo aiuto. Noi viviamo in una zona nella quale le montagne dominano, quindi abbiamo sempre bisogno che qualcuno ci dia supporto e ci consenta di sfruttare al massimo il contatto. Poi verranno Brianza, il paese di Paolo, anche qui ci prepariamo nuovamente. Quella foto, quei due signori che vedete in quella foto sono i fratelli di Paolo Nespoli. Probabilmente se qualcuno di voi ha visto Paolo solo di sfuggita potrebbe confonderlo con suo fratello Raul, perché sono praticamente identici. La prima volta ci è sembrato di vedere entrare un secondo Paolo Nespoli, anche per statura e corporatura, e l'altra la sorella. Ecco, poi per concludere, quello che succederà, vedete, il 24 di aprile di quest'anno, tra quattro giorni, quanto si può. Ci è stato comunicato e assegnato il contatto con questo astronauta, si chiama Dan Burbank. Anche lui probabilmente due o tre giorni dopo il nostro contatto terminerà la sua missione di lunga permanenza a bordo della stazione e tornerà a casa. Sarà un contatto soltanto telebrici, quindi non avremo la stazione radio a scuola per ragioni organizzative, prima fra tutte la convention, che non ci ha lasciato il tempo di organizzarci, ma abbiamo voluto comunque sfruttare l'occasione. Vi invito tutti a intervenire, a venire, sarà la scuola media alle 15.32, l'ora esatta al pomeriggio in cui instaureremo il contatto, e potrà essere l'occasione di poter assistere a una di queste attività e vedere che cosa succede e sentire l'emozione che non solo gli studenti vivono, ma anche tutti noi lì presenti in questa occasione. Poi, giusto a chiusura, quello che succederà in futuro è già in pianificazione per il 2013, nell'ambito del progetto Spazio allo Spazio dell'amico Luca Montani di Villa Santa, il contatto con Luca Parmitano, che sarà a bordo della stazione spaziale per 6 mesi, nei primi 6 mesi del 2013, e lì vedremo, probabilmente avremo ancora da correre, avremo da coinvolgere Claudio, probabilmente, speriamo ci venga dato spazio a noi e a tutte le scuole italiane, come è successo con Paolo l'anno scorso. E, beh, sì, ho messo solo questa foto perché è già pianificato, è già in lista un altro contatto da una scuola in provincia di Como, a Cappello Ventimiano, e poi vedremo cosa succederà in futuro, insomma. Spero di avervi così trasmesso l'emozione che noi proviamo personalmente tutte le volte che assistiamo e tutte le volte che ci prepariamo a questo tipo di contatti. Vi invito a viverla con noi in prima persona tra pochi giorni a Calozio Corte, e grazie. Grazie mille Gianpietro, adesso è l'ora della nostra grande ospite, ma non potremmo farla entrare un pochino se prima non avessimo una fondamentale stampella. Sandra non parla italiano, naturalmente abbiamo bisogno dell'interprete. Se l'avessimo fatto noi, probabilmente chissà cosa avreste capito per primi, quindi una bravissima interprete, lei la Varani. Traduzione consecutiva e non simultanea, perché è impossibile. Adesso, se promettete di tapparvi gli occhi, facciamo
c'era dell'ottimo Barbera oggi al ristorante, forse qualcuno ha esagerato, e quindi è venuto fuori un ingresso di Sandra un po' originalotto, un po' sui generis, però c'è un motivo, ovviamente, no? Ok, non era così tanto Barbera. Cominciamo? Prima ripeti, poi ve lo spiego. Ok. Sapeva, se no ce l'avrebbe impedito. Allora, visto che siamo in vena di follia, lascio le cose serie a voi, le domande serie a voi, e comincio con una non molto seria, ma in realtà mi ha colpito. Dunque, come hai fatto nello spazio a fare il battuto di cipolle? Era molto difficile fare il battuto di cipolle nello spazio, ho provato un paio di volte. And so to cut an onion, what I had to do was put some tape on the table. Quindi cosa facevo? Mettevo un po' di nastro adesivo sul tavolo. I got a small Ziploc bag, a small plastic bag. E aveva una bustina con una zip. I put that on the tape to hold it down. E la metteva sul nastro adesivo in modo che stesse giù. I cut the onion in half. E tagliava la cipolla in parti. I put half the onion on some other tape to hold it down. Anzi, tagliava a metà, una metà la metteva su un nastro adesivo. I took the skin off the onion that I was going to cut and I immediately had to put that in a trash bag so it would not float away. Pelava la metà di cipolla che avrebbe tagliato e metteva via immediatamente in una busta per lo scarto questa cipolla, cioè questa buccia, altrimenti sarebbe andata ovunque. I put the onion that I was going to cut into the plastic bag and put my hand over it just like this. Poi metteva questa mezza cipolla pelata nel sacchetto e la teneva con la mano. I had a very, very dull knife. I got my very, very dull knife and I put my other hand with the knife in the bag like this. Con un coltellino metteva l'altra mano nel sacchetto. And then I was able to cut the onion like this. E poi tagliava la cipolla in questo modo, come sta mostrando. With my hand in the bag with the knife and my other hand on top of the bag. Con l'altra mano che teneva la bustina, sennò anche quella andava via. So as I cut the onion, I was able to fold the onion in sort of one piece. E così in pratica riusciva a tagliare la cipolla tenendola tutta insieme. But now I had to move the onion to the other Ziploc bag where the rest of the food was waiting. Ma poi doveva naturalmente spostare la cipolla tagliata nell'altra busta dove c'era il cibo. To do that I had to very carefully peel the Ziploc bag off of the tape. Quindi doveva molto attentamente tirare via la busta dal nastro adesivo. With the onion inside, trying to hold all of the pieces together with my hand on the Ziploc bag. Con la cipolla dentro e cercando di tenere tutto molto compattamente. Of course, because the knife was so dull, I actually cut some holes in the bottom of the Ziploc bag while I was cutting the onion. E naturalmente, tagliando con il coltello, avevo anche tagliato un po' la busta dove stava la cipolla. So I had to very, very slowly peel the Ziploc bag off of the tape so the onion did not come out of those holes. Ecco perché doveva anche tirare via la bustina molto attentamente, altrimenti si sarebbe sparso ovunque cipolla. Because any onion that came out was going to float away because both of my hands were busy. Perché se un pezzo di cipolla fosse volato via non avrei potuto trattenerlo perché tutte e due le mani erano già impegnate. I could not let go of the onion in the Ziploc bag.
I could not let go. Non potevo assolutamente fare scappare via la cipolla dalla busta. So I slowly peeled it back.